Qualche giorno fa sentì una persona affermare che cucinare è la più sensuale forma d'arte, cosa che io peraltro sono del tutto convinta. Ma mi chiedevo perché non esserlo anche nella vita di tutti i giorni? Noi donne, si sa, siamo sempre attente alla linea, soprattutto quando arriva il momento di scoprirci, di mostrarci magari in spiaggia. Per questo oggi ho pensato ad una ricettina che potrebbe fare al caso nostro, ovvero un dessert che io ho battezzato anticellulite perché è preparato con degli ingredienti che possiedono delle proprietà in grado di stimolare il microcircolo e di rafforzare e di proteggere la parete dei capillari. Le sostanze che oggi utilizzeremo sono la centella asiatica e il mirtillo nero, che io ho riportato le caratteristiche in lavagnetta. Allora, il primo ingrediente importante è la centella asiatica, con la quale faremo un infuso terapeutico perché la lasceremo in infusione circa 20 minuti. Il nome scientifico della centella asiatica è Hydrocotyle asiatica, che appartiene alla famiglia delle apiacee o anche delle ombrellifere. Come parte utilizzata abbiamo le sommità fiorite. La centella asiatica per uso interno esplica delle eccellenti proprietà vasoattive e stimolanti del microcircolo e nello stesso tempo anche antiedemigene, cioè significa che va a diminuire il gonfiore. Non a caso la centella trova anche impiego nella formulazione di creme anticellulite e per le gambe stanche. Il secondo ingrediente importante che utilizziamo oggi è il mirtillo, succo di mirtillo, riconosciuto in botanica con il termine Vaccinium mirtillum. Appartiene alla famiglia delle ericacee, dove la parte utilizzata può essere sia le foglie sia i frutti. Noi oggi utilizzeremo i frutti. Per quanto riguarda le proprietà, il mirtillo esplica proprietà antiossidanti, direi anche eccellentemente antiossidanti. Pensate che tra le fonti naturali di antiossidanti il mirtillo si colloca al secondo posto. Poi abbiamo anche delle proprietà protettive del microcircolo e anche antiedemigene, proprio come la centella asiatica. Ma perché protettive del microcircolo? Perché va ad aumentare la resistenza dei capillari e nello stesso tempo a diminuirne la permeabilità. Detto questo, vediamo come si prepara il tortino anticellulite. Per preparare il dessert anticellulite, che altro non è che un aspic preparato con mirtillo e centella asiatica, sono necessari 300 ml di acqua, 10 g di centella asiatica, 125 g di mirtilli, frutti di mirtilli, poi ancora succo spremuto di mezzo limone, 20 ml circa di latte, 200 ml di succo di mirtillo, 14 g di colla di pesce e poi 150 g di yogurt cremoso. Allora ragazzi, abbiamo messo in infusione le foglioline di centella asiatica nell'infusore e l'abbiamo lasciato dentro, quindi a fuoco spento, dal momento dell'ebollizione chiaramente abbiamo spento il fuoco, l'abbiamo lasciato dentro 20 minuti, in questo modo abbiamo preparato un infuso terapeutico. Adesso possiamo sciogliere la gelatina perché andiamo a fare un aspic, no? Questa è la gelatina, la consistenza della gelatina dopo l'ammollo di almeno 10 minuti, la strizziamo per bene. E ora la versiamo direttamente nell'infuso di centella. La mescoliamo così, perfetto. Se l'avete lasciata in ammollo per il tempo giusto, vedrete che si scioglie immediatamente a contatto con il liquido caldo. A questo punto possiamo aggiungere qui dentro anche tutto il succo di mirtillo. Così, perfetto. Mescoliamo sempre. Adesso possiamo andare a versare il tutto su un contenitore di silicone di queste dimensioni, quindi la capacità è di circa 250 millilitri. Chiaramente io vi ho dato le dosi per due stampi, quindi adesso ne mettiamo una parte, circa metà, direttamente qui, perfetto. E lo riempiamo per i suoi tre quarti e aggiungiamo anche un po' di mirtilli direttamente qui, tanto i mirtilli andranno a fondo molto bene. Poi con i mirtilli che rimangono andremo a fare l'altro strato di dessert. Adesso questo va lasciato chiaramente riposare in frigorifero per circa un'oretta, fino a quando diventerà bello sodo. Dopo circa un'oretta di riposo in frigorifero, vedete che la nostra gelatina si è addensata benissimo, quindi possiamo procedere con il secondo strato,
che lo prepareremo con dello yogurt, dove aggiungeremo la gelatina. Quindi anche in questo caso abbiamo messo in ammollo la gelatina, ecco qui, in acqua fredda, la strizziamo e la andiamo a versare direttamente in una ciotolina, una pentola, dove abbiamo versato il latte. Lo scaldiamo, aumentiamo anche la fiamma e vedrete che la gelatina si scioglie. Cosa che prima non vi ho detto, importante, ho aggiunto un po' di succo di limone nel nostro infuso di centella asiatica. Il limone chiaramente è un buon antiossidante e la vitamina C va anche a rafforzare e a proteggere le pareti dei capillari sanguigni, quindi anche il limone in un certo senso è importante perché va a migliorare l'azione terapeutica data dalla centella asiatica e dal mirtillo. Bene, adesso aggiungiamo un po' di mirtilli direttamente nel nostro yogurt che poi andremo a frullare. Possiamo aggiungere anche il latte con la gelatina, perfetto così, e poi frulliamo il tutto. E adesso cosa facciamo? Semplicemente andiamo a versare il nostro yogurt all'interno del tortino. Così. E facciamo la stessa cosa anche per l'altra. Successivamente lo lasceremo riposare in frigo per circa un'oretta e mezza, due, fino a quando sarà ben solidificato. Successivamente andremo a rovesciarlo su un piatto da portata. Prima però di rovesciarlo chiaramente dovremo scaldare la nostra ciotolina, il nostro stampo, con dell'acqua bollente. In questo modo lo stacco dallo stampo sarà molto agevole. E adesso ci possiamo anche concedere questo meraviglioso dessert, amabile, leggero, fresco e a mio avviso particolarmente adatto anche da degustare come merenda nelle calde giornate estive.